Ciao a tutti e bentornati su American Coffee. Oggi ho deciso di fare un video un po' fuori dal comune e non lo dedicherò alla mia esperienza au pair, ma bensì lo dedicherò a delle cose che vi volevo dire da un sacco di tempo. Praticamente quando sono arrivata qui, il primo mese che frequentavo il mio corso di inglese, ho scoperto gli s'mores, che sono una cosa veramente tipicamente americana. Cos'è uno s'mores? Praticamente uno s'mores è composto da questo, con cioccolata e infine un marshmallow arrostito e un altro strato di biscotto e si schiaccia tutto insieme. Questo è uno s'mores. Lo s'mores di solito lo si fa d'estate quando si va al campeggio oppure quando si va a fare i falò sulla spiaggia. Beh, ecco, vi dico che tipo Seattle i falò sulla spiaggia non si fanno solo d'estate, ma benissimo, so di gente che li ha fatti ancora anche a febbraio, ma la base principale dello s'mores sono questi. Questi sono graham cracker, che io chiamo grandma cracker perché non lo so, graham cracker, non lo so, mi ricordano le nonne, non posso farci niente. Ecco qua la confezione. Questi sono i graham cracker del marchio Kroger. Il marchio Kroger è un po' come il nostro marchio Coop, quindi il marchio del supermercato, e questo marchio lo si trova nei supermercati QFC o nei Fred Meyer. E cosa sono? Di cosa sanno questi graham cracker? Sanno praticamente di oro saiba, un po' più dolci degli oro saiba praticamente, ma sono i nostri biscotti secchi. Gli americani li trovano, non lo so, buoni. Non so cosa dirvi perché per me veramente sono tipo biscotti scadenti. E il sapore è un po' più vicino a quello dei, vi darò un'informazione che forse non vi servirà molto, ai Butterkekse tedeschi, se qualcuno li abbia mai mangiati, non lo so. Comunque sì, e la consistenza è un po' più granulosa all'interno rispetto ai nostri biscotti secchi. Ma se volete fare gli s'mores a casa potete benissimo usare quelli, senza bisogno di fare altro. Curiosità sui marshmallow negli Stati Uniti. Non si comportano come delle caramelle, come da noi. Avete presente i nostri bei pacchettini della Haribo con tutti i marshmallow rosa, verdi, coloratosi? Ecco, qua non esistono. La gente non mangia i marshmallow come se fossero delle normalissime caramelle. Ecco assemblato il nostro s'mores ed è pronto per essere messo nel tostapane. Pronti? Via! Ed ecco il risultato una volta tirato fuori dal fornetto. Come vedete mi è bruciato un po' da questo lato perché era un po' troppo alto vicino al tostapane. Però adesso siamo pronti per schiacciarlo. 1, 2, 3. Marshmalloso. Ecco lo s'mores, il marshmallow che ho usato era molto molto grande, ma a casa avevo solo quelli jumbo, quindi non potevo farci niente. Però mi piace perché più marshmallow c'è, più, secondo me più è buono. Se vedete anche la cioccolata si è sciolta. Sapete cosa potete usare al posto delle barre di cioccolato? Potete usare la Nutella, è un'ottima idea. Adesso lo assaggiamo. 1, 2, 3. Da che parte inizio? Vorrei fare una faccia come tutti gli americani che dicono buonissimo. Sì, buono, ma a me non piacciono troppo. Forse non sono proprio così male, dai. E ragazzi, sorpresona, ho preparato una versione alternativa degli s'mores che voglio provare in diretta. È fatta con, li riconoscete? Pan di stelle, burro di arachidi e marshmallow. Vediamo com'è. Pronti? Via!
Non lo so, forse mi serve un altro morso. Posso dire che preferisco questa versione italiana americana. Forse perché adoro il burro d'arachidi. Gnam gnam gnam, provate e ditemi. Ciao ciao! Aspetto i vostri like su questo video e spero che vi iscriverete al mio canale dedicato all'au pair. Sul retro della scatola c'è una buonissima ricetta di biscotti fatti di biscotti. Se siete curiosi di provare questa ricetta, la trovate nel link sotto del mio blog. Se avete domande sull'au pair, non esitate a chiedere. No, sì, ragazzi, non c'è paragone, sono veramente molto più buoni così. Quei pan di stelle diventano tutta un'altra cosa, sono... Forse sono quei biscotti scadenti che mi fanno schifo, non lo so. Buonissimi! Mmm. Mmm.